Che cosa penso di fare? Ma niente di che, se non quello che possiamo fare insieme, ci mancherebbe altro. Però davanti agli occhi ho una situazione molto semplice, che Roberto Puppato in alcune occasioni ha definito in maniera splendida. È inutile andare a restaurare un portone se davanti a questo portone c'è chi chiede la carità, c'è un bambino che ha fame o qualcuno che sta male. Allora noi oggi più che mai dopo la pandemia dobbiamo essere attenti ai bisogni del disagio. E allora dovremo impegnarci qui nel locale, perché non possiamo pensare che intorno a noi non ci siano le situazioni di disagio, di difficoltà, di povertà o di fame, qualche volta le definiamo. Quindi questo sarà un impegno che io mi prendo come priorità, cioè andare ad aiutare quelle associazioni, quegli enti laici o religiosi che siano, che sul territorio vanno incontro a questa necessità. Noi ci dobbiamo porre come partner fondamentali di questi enti, di queste associazioni. La diversità è un momento di disagio ancora di più, e andare a cercare l'inclusione. È inutile che vi faccio tanti discorsi, ci sono mille situazioni in cui la differenza è disagio, e noi dobbiamo essere coloro che all'interno dei nostri valori superiamo queste differenze. Poi ci sono le cose in corso che già facciamo, che stanno andando benissimo: il progetto Mattina, il diabete, raccolta occhiali usati. Questi li dobbiamo tutti quanti assolutamente continuare. Un altro pensiero che ho fatto, su cui vorrò confrontarmi con Mara quanto prima, è il discorso dei soci, no? Questo è un club ricco di soci. Non dobbiamo lasciare di ricercare la massima soddisfazione dei soci e fare un programma a lungo termine per favorire l'inclusione e il ringiovanimento dei soci. Siamo tutti ragazzi, però insomma fino a un certo punto. Quindi questo è quello che penso di fare, ma lo farò insieme a voi, insieme al Consiglio Direttivo, insieme all'Assemblea. Quello che vi prometto è che vi chiamerò, vi chiederò e vi ascolterò. Per dare subito un segno un po' di quello che voglio fare, ho messo su ciascun posto assegnato questo semplice pensiero, un po' che sta a significare quello che voglio fare. Qui a Iesi esiste, tanto per fare un esempio, chi in loco si occupa di disagio e di povertà, una delle tante associazioni che ci sono. Questa è un'associazione che ha costituito a Iesi, via Calabria, l'Orto del Sorriso, praticamente una cooperativa agricola sociale che fa lavorare dei soggetti disagiati, sia per malattia o mentale o psichica, oppure per trascorsi non poco edificanti. Allora questa associazione, che troverete spiegate due righe all'interno di questo pensiero, in sostanza è un'azienda agricola che fa il miele, e troverete il miele fatto dalle api di Iesi, dei legumi o dello zafferano o qualcosa del genere. Quindi questo pensierino sta a significare quello che penso di fare qui ora, vicino a chi ha bisogno. Niente, grazie, io vi chiamerò, vi chiederò e sarò in ascolto di tutti voi.